applauso di apertura. Partiamo dalla mia destra, un carissimo amico, un campione che io avrei voluto vedere sulla Ferrari, tra parentesi, Robert Kubica, eccolo qua. Poi abbiamo un campione del mondo, formidabile anche come opinionista televisivo, mio fratello Jacques Villeneuve, eccolo qua. Ken Block, che credo, insomma, no. E poi a rappresentare l'italianità abbiamo Galli, eccolo qua. Ma io comincerei col chiedervi com'è andata la prima parte del Memorial Bettega. Chi è che sta andando più forte? Sentiamo Robert, tieni. Come sta andando la gara? La gara è una gara particolare. Per adesso abbiamo fatto un po' di giri ieri e anche stamattina, tutto bene, vediamo dopo. Allora, in Formula 1 i voli sono diversi, no? Diciamo così. Innanzitutto tu non fai solo l'opinionista televisivo, no? Torni a Indianapolis l'anno prossimo, alla 500. Non lo so, quest'anno era molto divertente. Poi guidare con le velocità non c'è niente che, come tu pensi, a 360 all'ora di media in mezzo ai muri, non è una cosa speciale. Soprattutto nel primo giro non vedevo niente, pensavo di andare veloce, ho guardato e mi mancava 50 km, quindi era, ci voleva un po' per arrivarci. Poi diventa normale e questa è la cosa che è triste, che ti abitui alla velocità e poi diventa normale. Sparisce un po' questa emozione, però se è possibile tornare in una buona squadra, sì, sicuramente. It's true that you make a big jump of 55 meters in a rally. I read about this, this is a world record, it's true. Dicono che lui ha fatto un salto come se fosse il trampolino del GC alle Olimpiadi, guidando una macchina di 55 metri in volo, capito? Che neanche Villeneuve quando fu tamponato da Schumacher a Jerez. Allora, è strano, 55 meter jumping with a car. Yeah, it was many years ago, in like 2007. Since then, Travis Pastrana's beat that record, but it was a long distance. It was a lot of fun though. L'avversario che avete ammirato di più su strada o in pista, Galli, per te, quello che hai visto, ci hai corso contro, hai detto ecco, questo effettivamente, insomma. Ma per come la vedo io, ogni pilota con la quale mi sono confrontato, perché da loro e da tutti ho potuto imparare qualcosa, perciò veramente in questo momento non mi viene uno in particolare, ma potrei dire sul fango Peter, piuttosto che sull'asfalto Lip.